mattino, oh mio Dio! We'll be right back.
se può, dagli tuoi occhi, se no, se no. E torno a fare questa porta, voglio vederci domani. Mi metti come lei, lo sai, questo se la tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te. Abbiamo fatto una canzone, il melon le bon, il melon le arancion, e noi altri col melon, che abbiamo fatto una canzone, che abbiamo fatto una canzone, il melon le bon, il melon le arancion, carissimi ragazzi dei Grass Boys for Africa, un applauso a ciascuno di voi. Voi sapete che Abuna è un sacerdote buono, fin troppo direi, visto anche quello che gli capita. Attenzione, fino adesso Abuna vi ha mostrato, fino a questo giorno, quello che ha fatto il nostro amico Daniele in tutto quanto il tempo dei Grest, e attraverso il bastone magico siamo ritornati indietro nel tempo. Anche oggi useremo, e per l'ultima volta, il bastone magico, ma per andare non tanto indietro nel tempo di secoli e secoli, ma bensì di pochi giorni. Ora vediamo se gli stranfieri che si usano nel 2014 funzionano. Spero. Funzionano? Funzionano? Console, stranfieri vari, funzionano? Sì, Menona funziona. E allora, intanto, dico una cosa. Dico che Abuna, però non vedo attenzione, Abuna, carissimi ragazzi, è stato molto, non vedo silenzio, allora sto zitto,
Abuna, a parte gli scherzi, è stato molto molto bene con voi. Abuna ha passato 4 settimane molto divertenti con voi ragazzi del Grass Boys for Africa ed ha lasciato nel suo cuore una traccia indelebile di ciascuno di voi. Vi ringrazio di tutto quello che abbiamo vissuto e Abuna, il sacerdote buono, vi dà il suo addio dicendo che ricordatevi sempre di dare sempre un ricordo, una preghiera al sacerdote buono Abuna. Un bel applauso! Funzionano gli stanzieri? Sì, si spera. E attraverso per l'ultima volta il bastone magico possiamo far partire il nostro viaggio nel passato di quello che abbiamo vissuto ai Grest. Buona visione a tutti quanti. Via le luci! 340 ragazzi, 160 animatori, 80 adulti volontari, mattina e pomeriggio per 4 settimane. È davvero un impegno importante quello che ha realizzato la parrocchia di Lucagnano di Sona con il Grest Boys for Africa. Al centro la figura del santo, Daniele Comboni. Questa idea è nata perché nella parrocchia di Lucagnano questo anno è il 70° anniversario. Una tematica divertente per il Grest, ma allo stesso tempo che lanciasse l'idea della missionarietà anche delle nostre suore e anche di quelle che deve essere sempre la Chiesa. Senti, San Daniele Comboni è stato un santo particolarmente coraggioso. Quanto affascina la sua figura ai ragazzi? Affascina molto perché è stato un santo che ha viaggiato molto, ha viaggiato in Africa come sappiamo, ma anche ha viaggiato in Europa ed è stato soprattutto un pioniere di quello che è la missione, di lanciare il messaggio del Vangelo con coraggio, senza avere paura della diplomazia, di essere una persona che sta attenta a tutto. Infatti è stato molto coraggioso soprattutto contro la schiavitù in Africa, che a quell'epoca era abolita ma che ancora era messa in pratica. In questi giorni bambini e ragazzi si sono dati da fare con tanti laboratori e con l'attività all'aria aperta tra sport e giochi. Sano divertimento per passare un'estate senza dimenticare i valori, anzi crescendo insieme agli animatori. Per me fare animatore vuol dire creare nei bambini la felicità nel poter venire sempre con loro. Io faccio animatore per creare un sorriso, per dare un sorriso, per fare in modo che i bambini sorridano, quando vanno a casa dicono che si sono divertiti, che il loro animatore è un animatore educato, composto e che gli insegni un stile di vita basato sulla cristianità e basato su una etica morale adeguata allo stile di vita che un animato può fare, dalle medie alle elementari e così via. Io adeguo il mio stile di animatore in base a quello che ho avuto io in passato, ho un esempio o un paio di esempi di quando ero piccolo e cerco di essere come loro. Con i Grest estivi le parrocchie sono al fianco dei ragazzi nel portare avanti una proposta educativa che fa del tempo libero un'occasione di svago intelligente e creativo. Ecco, l'importante in questo momento storico è che le parrocchie veramente sappiano fornire delle proposte ai ragazzi, perché loro poi rispondono. Ma io di questo sono contentissimo, questa parrocchia di Lucagnano risponde non bene, benissimo a tutte le iniziative e ci diamo da fare, ecco, sapendo che la cosa più importante per una parrocchia è quello di annunciare il Vangelo, annunciandolo ovviamente con tanta creatività e fantasia, di coinvolgere il più possibile tutte le persone.